Amici di YouTube, ciao a tutti da Nicola Corbino. Come vi avevo accennato nel video precedente, vi leggerò trama del numero 1. È la prima avventura del genio del crimine, ispirato al francese Fantomas. Diabolik ha architettato un piano invernale. I componenti di una famiglia vengono tolti di mezzo uno ad uno con incredibile scaltrezza e abilità. Infine, il re del terrore riuscirà a mettere le mani sul loro patrimonio. In questo albo appaiono anche l'ispettore Ginko e il suo fedele amico Gustavo Garian, che lo affiancherà in parecchie avventure. Il libro che il fumetto che ho in mano è quello là di maggio, precisamente il numero 843 della serie inedita. Invece, questo è il numero uno. Di questo numero uno ci sono state invece variate ristampe. Infatti, la serie originale c'ha la costola colorata, come queste, vedete? Invece, la prima ristampa che c'è stata di Diabolik c'ha la costola bianca. Ed è questa. Poi c'è stata ancora un'altra ristampa con la costola nera. Ci sono svariate ristampe del numero 1. Vedete quante ne sono? Però vi voglio far vedere una cosa importante. Questo è un piccolo cofanetto molto ridotto, vedete? È una serie Minion. In questo cofanetto ci sono racchiuse le prime quattro avventure, le più importanti di Diabolik, che adesso vi faccio vedere. C'è il numero uno, il Re del Terrore. Poi il numero 2, sempre di questo cofanetto, L'arresto di Diabolik, dove compare per la prima volta Eva Gant. Poi il numero 3, Il grande ricatto, dove fa la sua prima apparizione la duchessa Altaia di Wallenberg. Infatti, il titolo di copertina c'è proprio Altaia. E infine completa la serie di questi quattro numeri Diabolik Chi sei, che poi è uno degli albi più l'episodio più famoso della serie e anche il più ricercato dai collezionisti. Diabolik, catturato insieme a Ginko da una banda criminale, prossimo alla morte, racconta all'ispettore le proprie origini. Orfano, cresciuto tra i membri di una gang, impara tutto ciò che questi possono insegnargli e anche di più, dimostrandosi un autentico genio del crimine. A un certo punto sembra arrivare la fine per entrambi, invece è Eva che giunge e gli salva la vita. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, un mi piace, e a risentirci al prossimo video. Ciao da Nicola Corbino.